via dei Farnese numero 8. Fu qui che nacque Radio Parma. O meglio, Radio Parma nacque qualche mese prima, 1 gennaio 1975, in via Cavallotti. Dopo alcuni mesi si trasferì qui in via dei Farnese numero 8. Perché? Perché questa casa si affacciava sulla Parma e, come diceva il nostro mitico elettricista di fiducia Rolando, il segnale si incanalava lungo la Parma ed arrivava fino ad Arco di Trento. Logicamente non c'è nessun fondamento di verità su questa tesi, però noi la prendiamo lo stesso per buona e dopo parleremo di Rolando, che è una persona essenziale per quanto riguarda il nostro racconto di oggi. Mentre arrivavo avrete notato come osservavo le finestre in alto nel secondo piano, quella con le persiane chiuse era la stanza dei trasmettitori. All'interno c'era un trasmettitore militare che era stato riadattato da un certo Marco Toni, era un trasmettitore che veniva usato sugli aerei americani e poi messo in frequenza sui mitici 102, la frequenza di Radio Parma, e di fianco invece c'era lo studio di trasmissione. Cosa avvenne in quello studio di trasmissione? Fu lì che nacque la prima trasmissione radiofonica sportiva in diretta, direi italiana, oltre che parmigiana. Siamo nell'autunno del 1975, la mia è una testimonianza diretta, io ero presente perché ero stato scritturato, sia pure bambino di 11 anni, dall'allora direttore Carlo Drapkind, che mi diede l'opportunità di entrare a far parte di quello staff. Io ancora non andavo in voce perché era ancora una voce abbastanza bianca e quindi non trasmettevo, anche se in realtà la prima trasmissione jukebox con Luigi Forlotti la feci appunto nell'autunno del 1975, ma fu soltanto un breve periodo. Mi occupavo soprattutto della parte tecnica e cercavo di rubare il più possibile i segreti e le esperienze che stavano nascendo in quei giorni. Rolando Biasellini, il nostro elettricista di fiducia, ebbe una grande intuizione. Si trattava di andare in diretta. Come riuscirci? Allora, facciamo un salto allo stadio Tardini di Parma. Lì c'era il nostro radiocronista Pino Colombi. C'era anche una cabina del telefono che era posizionata sotto la tribuna centrale. Cosa riuscisse a vedere in diretta lo sa soltanto lui. Però fu così che nacque il primo commento live da uno stadio in Italia. Qui in via dei Farnese numero 8, Rolando Biasellini aveva avuto l'intuizione di prendere un marchingegno strano, un captatore telefonico che in quel periodo usavano gli investigatori privati per registrare le telefonate, e la voce captata da questo magnete veniva amplificata attraverso una cassa acustica che era stata collegata a questo captatore, a questo marchingegno. Due microfoni vennero posizionati direttamente contro questa cassa acustica. Ancora non era possibile il collegamento diretto perché mancavano un po' le attrezzature. Pensate che per andare in onda per radio, anche nei programmi musicali normali, si utilizzava sempre una piastra perennemente in registrazione, sì che potesse fare da scheda audio, visto che non esistevano per il mixer da discoteca che veniva utilizzato in quel periodo. Bene. Pino Colombi, con la sua voce memorabile, raccontò le prime gesta del Parma di una partita dell'autunno del 1975. Rolando Biasellini, con la regista Anna Maria Bianchi e il sottoscritto, eravamo qui in via dei Farnese a ricevere via telefono queste informazioni e a trasmetterle in diretta per la prima volta. Sistemi che naturalmente fanno probabilmente sorridere con quelle che sono le tecnologie digitali di quest'oggi, ma quella radio analogica non solo mi è rimasta nel cuore, ma mi ha dato l'opportunità nell'arco della mia carriera di riuscire a trasmettere in diretta nelle condizioni più difficili. Proprio i primi rudimenti appresi da ragazzino, da bambino, su come riuscire a fare un collegamento me lo sono sempre portato dentro e mi ha aiutato in tutto il mio percorso professionale, non soltanto nel racconto qui in prima persona delle partite o eventi di cronaca, ma anche appunto a costruire quello che ci sta dietro.
calcio, ma non solo. Nel corso degli anni Radio Parma iniziò a seguire anche tante altre discipline sportive. Mi viene in mente ad esempio il baseball, proprio perché ebbi modo di cablare, in una maniera sempre molto artigianale, seguendo i dettami analogici del buon Rolando Bersellini, il diamante europeo di Viale Piacenza. Tutto questo per poter trasmettere dal dugout, per poter trasmettere dalla tribuna stampa, per poter sentire anche le voci dei tifosi. Il sottoscritto alla parte tecnica dietro, poi c'erano tante altre voci importanti che hanno fatto vivere l'epoca d'oro del baseball della nostra città. Si parlava delle sedi di Radio Parma, questa sono naturalmente particolarmente affezionato per evidenti motivi, avendo iniziato qui il mio percorso professionale. Già abbiamo citato Via Cavallotti in precedenza, però questa sede naturalmente era particolarmente bella, proprio come avete sicuramente ammirato nella fotografia di Francesco Bassi, insomma si dominava tutta la città, immaginatevela con un traliccio, e io qui invece in questa felice immagine sostenevo la sede dove nacque il mio percorso professionale con Radio Parma. Radio Parma che poi si trasferì e rimase qui in Oltretorrente, però tra il 1976 e il 1977 si trasferì in Borgo Guasti, in quella che era l'antica sede del Partito Comunista Italiano, mentre il proprietario di Radio Parma era un democristiano doc, Virginio Menotti. Insomma, ci riuscì il compromesso storico. La prima radiocronaca ufficiale italiana integrale di una partita di calcio non fu però, ahi noi, appannaggio di Radio Parma, ma fu appannaggio di Radio Emilia, la seconda emittente della città. Loro riuscirono pochi giorni dopo il battesimo, era esattamente l'11 gennaio 1976, a confezionare la radiocronaca di Arezzo Parma, campionato di Serie C, con Giancarlo Ceci che raccontò in diretta quella partita. Furono veramente bravi e avevano delle strumentazioni già più moderne rispetto a quelle che avevamo utilizzato noi per il primo esperimento nell'autunno del 75. E a proposito di sedi, di compromesso storico, pensate che qui di fianco, in questo vicino oratorio di Santa Maria delle Grazie, nacque la radio del Partito Comunista Italiano, sede naturalmente di Parma, che si chiamava Radio Bella, proprio di fianco a Radio Parma, che era invece gestita, come dicevo, da un democristiano.